Allora, respiro regolare. C'è. Allora veniamo allo psicologo. Abbiamo parlato dei premi di produzione ai dirigenti che raggiungono gli obiettivi, eccetera. Ma però ragazzi, gli obiettivi, beh, niente, ricordate che siano gli obiettivi, ragazzi, bisogna dargli un supporto psicologico. Bisogna che questi dirigenti che si impegnano, che hanno un contatto con il popolo, che hanno il contatto con i dipendenti, hanno bisogno di un supporto psicologico. E cosa ti potevamo leggere? Che stanno mettendo insieme lo psicologo per i dirigenti. Io vi prego di esimermi da dire che cosa farei io al posto del psicologo. Gabriel Sistema, uno studio sulle supposte di dinamite telecomandate. Capite? Perché se per caso un dirigente dovesse cambiare lavoro, non lo so, allora che è il psicologo, chiamare il psicologo. Ecco, mi piacerebbe dirge a questa gente, a quello per esempio che ha il tempo indeterminato, che fallisce la ditta, e l'operaio si trova in una Milano magari senza lavoro, con due figli da mantenere. No, dico che dentro il psicologo quel o che cosa facciamo? Guardate, non regge, non regge. Io sono convinto di una cosa, guardate, io sono convinto di una cosa. Qui bisogna che noi cambiamo la classe dirigente. Ma non abbiamo gli uomini, non so, sono svogliati, non vogliono saperne, io non lo so. Si tratta di internet, si tratta di Facebook, si tratta che le donne più facili e gli uomini più facili, io non so, qualcosa che non funziona. Cioè, perché dargli il psicologo a un dirigente, insomma, sarà. È come con gli ospedali, vedete? Questi politici non hanno le palle. E ragionano di voti, ragionano di voti. Io vi voglio ritrasferire una cosa che ho già detto, ma che mi piacerebbe che la sentisse il direttore dell'APS, col quale mi piacerebbe incontrarmi, probabilmente vista l'età, discorso ma il galateo, quelli tra poco va. Sì, perché se non lo sapete io sono in lista d'attesa, non vi dico per andare dove, ma insomma lì. E allora te poi magari se mi ascolta me, se ne sbatte le balle. Allora, la gente preferisce avere l'ospedale sotto casa. Allora, cerchiamo di fare un esempio, io non lo so, ma non sono seguito. Vado, vi faccio un esempio, ma non sono seguito. Allora, veniamo alla mia mania di dire il vissuto, quello che ho vissuto io, raccontandolo, non posso assolutamente farvelo capire. Mi piacerebbe che voi potesse vivere con me quando ad Arco c'era il dottor Colini, il dottor Chesani e all'ospedale il dottor Miori con assistente ai ferri, suor Ignazia. L'ho già detto, ma ve lo ripeto. Come funzionava il sistema allora? Cosa fe? Moriva il departo? Moriva il cosa? Ma chi andava sul territorio si faceva 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anni di ospedale prima di andare sul territorio. Non come adesso, no, che finisci l'università e te li sbatte sul territorio. Cari signori, qui è il punto. Uno. Non si manda la gente sul territorio a fare i medici di base se non gli ha fatto 6 anni di ospedale. Questo farei io. Questo farei io. Secondo, è questione di manualità. Io se vi dico queste cose vi scaltamanini, guardate, io ho un amico carissimo mio di Milano, dottor Saccomanni, faccio anche il nome, se non ci credete andate a cercarlo, poveretto, alla mia età ed è molto malmesso, purtroppo credo lo perderò. Ma giorni fa l'ho richiamato, senti Romolo, così si chiama, Romolo, come stai, eccetera, eccetera, ma ricordamelo, fammi la cortesia, quello che mi dicevi sugli ospedali, che cosa è che vuoi che ti ricordi? Qual è lo standard ideale per un reparto di chirurgia, di medicina, di ostetricia, di cosa che te vuoi?
caro Carlo, dice, ma vuoi che te lo ripeta? Fammi la cortesia, ripetemelo. E me l'ha ripetuto. I reparti hanno bisogno di una struttura funzionante. Non possiamo avere un reparto col primario che quando va in ferie il primario il reparto c'era, perché ha degli aiuti che non sono alla sua altezza. Non possiamo andare avanti con 12 ospedali o 10 ospedali, ragazzi, nel Trentino. Non è possibile, anche se oggi sull'Adige c'è su il primario della chirurgia di Cles che fa le lodi del suo reparto, esode sto passo. Mi quelli ciaperia subito, lo trasferei subito a Trento. Noi dobbiamo avere dei reparti che hanno. Per ostetricia mi è stato dato questo dato, mi è stato confermato anche da altri. Ci vorrebbero come minimo 900 parti l'anno. Perché 900 parti l'anno? Perché 900 parti l'anno comportano una struttura diversa. Dobbiamo avere un primario, chiaro, ma il primario può agire da solo? No, avrà 4 aiuti su 900, 4 aiuti. Che quando va via il primario, in ferie o per malattia, sono 4 aiuti che se non sono come il primario poco ci cala. E alle volte sono meglio del primario. Questa è la verità. E poi abbiamo 7 medici che sono i cosiddetti assistenti. Noi dobbiamo levarcelo dalla testa all'ospedale sotto casa, perché la velocità a Negrar, de un attimo se a Negrar, a San Raffaele, de un attimo se a San Raffaele. Che cosa succede? Succede che questi reparti vedono troppi pochi casi e se sono imperniati sul primario, quando cade il primario, cade il palco. Sì, che sarà dell'aiuto, che è bravo, non discuto. Ma è la casistica. È la casistica. Io vi ho fatto un tempo fa l'esempio di quella che fa la torta di mele. E la voglio ripetere. Se una donna, una nostra casalinga, o anche adesso che anche i casalinghi, perché anche gli uomini adesso scoghezza e lava i piatti, un altro giorno mi dica ramenda anche, dico, non è la mia epoca, per fortuna, io in lista d'attesa, ma mi ramendi a casa, non ne ho fatti. Comunque, al giorno d'oggi si impone e non disprezziamo coloro che sono capaci di ramendare. Ma l'ospedale, ragazzi, è una cosa importante, è una cosa importante, è la salute. Allora la domanda che ho sempre fatto e la rifaccio, se io incontro una persona per strada e gli pongo la domanda, te preme la tua salute o avere l'ospedale sotto casa? Te preme la salute o avere l'ospedale sotto casa? Ma dottor sa ben, ma sa Nara Milano, ma dove Nara Milano, porca Eva? E allora gli faccio sempre l'esempio della torta, perché quell'esempio della torta mi va sempre bene. Allora la casalinga la fa una torta di mele, bene. La fa una volta all'anno, la fa una volta al mese e la ne fa 10 torte di mele al giorno. Allora, veniamo. Quando fa 10 torte di mele al giorno, può darsi che l'abbia finite le mele. Allora, ostia, cosa che metto anziché le mele? Tasi che metto le pere. No, non voglio neanche le pere, che metto la marmellata di albicocche. La che mette la marmellata di albicocche e si accorge che insomma, tutto sommato, l'era più buona con le albicocche e con le mele. Poi il forno, la mette sempre al forno, diciamo, a 180 gradi o 200, non so. Quella volta, per una combinazione, la mette a 130 perché la sera è smentegata. E si accorge che avendolo messo a 130, tutto sommato, ma guardati, nell'errore mi è venuta meglio. Poi è il lievito, la si accorge che non aveva più il lievito che aveva del gallo, ma aveva il lievito dell'altra ditta, insomma, piuttosto che niente, piuttosto che vagare, e la mette quelli. E si accorge che avendo sbagliato il lievito, che non avendo adoperato il lievito che aveva sempre adoperato, la torta è venuta meglio. Ragazzi, è così. Quando un chirurgo mette le mani e fa un'appendicite all'anno, non va bene. Questa è la verità. Siccome non la si vuol dire la verità, non si vuol dire, allora io rimango della mia tesi che tutti questi ospedali periferici vanno chiusi.
e bisogna tenere in piedi il Santa Chiara e mettere tutte le risorse là e fare lavorare il Santa Chiara 24 ore su 24. Questa è la chiave di volta, questa è la verità. Ma siccome la dico, mi cosa vorrei mai che sia, poretto, farmacista, quello che sappia degli ospedali, poretto, poi la lista d'attesa, quindi sono discorsi al vento. I pronti soccorsi, sapete, è un altro discorso, perché pronto soccorso è una cosa diversa. Ma pronto soccorso è una cosa diversa, perché magari in un certo territorio ci sono incidenti, eccetera, il pronto soccorso fa delle operazioni che sono quelle che una volta, ragazzi, permettetemelo di dire, e il dottor Collini e Chesani fevano ambulatorio. Mai visto Mil Collini mandare uno che le casca per terra e si è fatto un taglio di 3 centimetri di mandarlo dal Miori in ospedale, no? E prendeva le pinze, e prendeva le l'ago e lo filseva e tricchete e tracchete i 3 punti che gli deva lui, eh? Questa è la verità, se la vogliamo dire. Oggi, che pronto soccorso, noi ga l'ago, noi ga la pinza, noi ga niente. Signori politici, vi va bene così? Ma soprattutto, signor popolo, volete l'ospedale sotto casa? Volete il reparto di ostetricia sotto casa? Magari sotto addirittura in casa? Non è questo il sistema. Io credo che noi dobbiamo vedere alla Marchionne, ragazzi, bisogna vedere lontano. Andiamo a vedere cosa succede negli Stati, andiamo a Cuba, perché se no se parlo dell'America, io mi dite sì, americano, andiamo a Cuba, dove c'è un servizio sanitario perfetto, meraviglioso. Ecco, andate e dopo riferitemi se il Carlo Tamanini è proprio così come lo vogliono far apparire. Grazie.